i quintetti in campo. Allora vediamo subito per Imola col numero 11 Baldasso, col numero 3 Morse, Anthony Morse, col numero 11 abbiamo detto Baldasso. Poi il numero 14 Masciadri e poi c'è Tim Bowers per Imola, mentre per la Juve Caserta Carlson, Andrea Valentini, Allen, Turel e Marco Giuri. La prima palla è conquistata dalla formazione di Imola, c'è Bowers, palla per Masciadri, poi vediamo col Tafly, ancora Masciadri, va al tiro, va a realizzare i primi due punti per la formazione imolese. Carlson per la Juve Caserta e adesso vediamo Turel in fase offensiva, ancora Carlson che era in forze in questa settimana per un leggero infortunio, ha ripreso alla meglio, dunque è in campo lo straniero della Juve Caserta. Intanto dall'altro lato va sempre Imola che va a sbagliare, e intanto il contropiede con Allen, parte la bomba di Allen, va a bersaglio, realizza Allen e dunque punteggio di 3-2 per la Juve Caserta, che diciamo ha incominciato bene dopo il primo errore di Carlson dalla media. Bowers fuori per Masciadri, poi vediamo Morse, si butta dentro, va al tiro, va a sbagliare, c'è il tap-in vincente di Masciadri che va a realizzare, dunque anzi Baldasso, chiedo scusa, realizzando Baldasso il tap-in vincente. Adesso c'è ancora Allen in fase offensiva, palla per Turel e poi vediamo Andrea Valentini dall'altro lato per Marco Giuri che si ferma, si alza da tre punti, va al tiro, va a sbagliare, palla vagante, la recupera Morse e poi c'è una palla recuperata di Giuri che va al tiro da tre punti, va a sbagliare e va ancora Morse a rimbalzo per questo attacco della Imola. Salvatore, allora questa partenza spumeggiante con Imola avanti di un punto. Sì, subito una partita accesa dove le due squadre si fronteggiano a viso aperto con cercando di trovare le migliori soluzioni offensive. C'è stato qualche errore dall'una e dall'altra parte, intanto c'è il primo fallo di Valentini, e da notare che Caserta è partita con Andrea Valentini in quintetto, quindi coach Nando Gentile preferisce preservare all'inizio Paolo Paci e evidentemente buttarlo dentro nel corso della partita, quindi Andrea Valentini torna un po' all'antico nel ruolo di pivot. Intanto c'è la rimessa con Tim Bowers che penetra, poi scarica fuori per Morse, ancora per Bowers, fronteggiato da Carlson in una sorta di mismatch, vediamo Bowers va fino in fondo, va a sbagliare, rimbalzo di Andrea Valentini per Marco Giuri, dall'altra parte per Allen che scarica in angolo, poi per Turel, Turel da tre sbagliato, Caserta sta un po' forzando da tre punti, tanti tiri già dall'arco dei 6,75, un solo tiro a bersaglio, quello di Seth Allen, intanto bellissima penetrazione di Imola col numero 9 Robert Fulz, uno degli esperti di questo campionato, un giocatore navigato. Intanto Allen fa saltare l'avversario, si arresta, tira e va a bersaglio. 5 punti per Caserta, tutti segnati da Seth Allen. Intanto è subito Robert Fulz a dettare il gioco della squadra imolese. Gira per linee esterne Imola con Fulz ancora in palleggio, dentro per Morse, quindi gira sempre per linee esterne molto bene. Ancora Fulz, scarica per Morse che va a tentare il tiro, viene contrastato bene da Caserta e quindi c'è l'errore, quindi Marco Giuri che aveva subito fallo, quindi gioco fermo e sarà rimessa in fase di attacco per Caserta, fallo del numero 11 Lorenzo Baldasso, guardia classe 1995, rimessa affidata
al numero 44 Mirko Turel. Intanto è entrato adesso Paolo Paci, dopo quasi 4 minuti di partita fa il suo ingresso in campo anche il pivot di Caserta. Intanto Carson da 3 sbagliato, rimbalzo di Morse e quindi è Bowers in possesso palla, gira per Fultz, dentro per Morse che è sempre molto cercato dai compagni. Morse contro Paolo Paci che prova a tenerlo, però è bravissimo a contrastarlo e quindi palla persa da... Adesso è Caserta dall'altra parte, quindi Carson va a sbagliare un calcio di rigore, tenta il tap-in Paci, lo sbaglia. Tanti errori, Umberto, da parte di entrambe le squadre, da una parte Imola, dall'altra Caserta, errori anche con tiri abbastanza semplici. Sì, infatti non è iniziata nel migliore dei modi, con tanti errori, e adesso c'è la schiacciata di Morse per Imola che passa a 8 punti in questo match. Infatti c'è Carlson che ha commesso tanti errori, adesso ha perso anche il pallone, non sta ancora bene l'ala statunitense in forza a Caserta. Intanto dall'altro lato c'è anche la bomba del numero 11 Baldasso, dunque c'è time out chiesto da Nando Gentile perché vuole parlare ai suoi 11. Le Naturel Imola 5 Sporting Club Juve Caserta, e naturalmente tutto un avvio in favore della squadra romagnola, Emiliano Romagnola, che sta trovando più facilmente la via del canestro. Caserta ha forzato un po' troppo e ha sbagliato, Salvatore. Sì, Umberto, tante conclusioni da tre, anche abbastanza liberi i giocatori di Caserta, perché fondamentalmente sono stati dei tiri, come si suol dire in gergo, piedi a terra, però la mano non è stata sufficientemente calda in questo avvio e quindi tanti errori da parte di Caserta, e quindi adesso il punteggio è 5-11, immediato il time out da parte di Nando Gentile, ne ha approfittato sicuramente anche coach di Paolo Antonio per registrare alcune cose per quanto riguarda Imola, che però è partita sicuramente meglio rispetto ai padroni di casa. Ricordiamo i padroni di casa che devono ancora violare il parquet del Palamaggio. Finora due partite, due sconfitte, con Roseto prima, dopo due supplementari e con Montegranaro poi, e quindi le uniche due vittorie di Caserta sono arrivate fuori casa a Piacenza e la settimana scorsa a Udine. Intanto Carson va a realizzare un buon tiro, adesso abbiamo visto, evidentemente Gentile avrà detto di provare qualche passaggio dentro l'area. Carson è stato molto bravo sul taglio a ricevere palla e andare a bersaglio. Intanto gira fuori per linea esterna, poi arriva la palla dentro a Baldasso, ancora per Fultz che controlla l'arco dei 6,75 e va a bersaglio. Una tripla per Robert Fultz, 5 punti per lui, 7-14, doppiata Caserta. Quando se ne sono andati i primi 5 minuti e mezzo di partita, intanto Allen rischia di perdere palla, vediamo ancora Allen, prova a cercare un varco e lo trova, va fino in fondo, va a sbagliare con un sottomano destro, lui che è un mancino, però non è ammissibile sbagliare intanto c'è la tripla, un'altra tripla da parte di Imola che è scatenata e vola subito sul più 10, Umberto, più 10 Imola. Sì, ma Salvatore, Allen che è riuscito a trovare quel varco a centro area, poteva anche appoggiarla meglio a canestro visto che ha una bella elevazione, infatti anche lui come Carlson prima si è mangiato un rigore. Intanto Turel è andato in percussione, ha subito fallo, vediamo un po' se ci saranno due tiri liberi, e infatti così dice l'arbitro, due tiri liberi per il giocatore casertano. Esce Allen, entra Tommaso Bianchi. Intanto esce Tim Bowers per Imola ed entra col numero 5 Valentini, Luca Valentini. Turel in lunetta per due tiri liberi, realizza il primo tiro libero Mirko Turel, ne ha a disposizione un secondo, vediamo se fa bottino pieno dalla lunetta. Il giocatore casertano realizza anche il secondo, dunque 9-17 in favore di Imola che in questo momento in fase offensiva
con Luca Valentini in posizione di playmaker, marcato proprio da Mirko Turel. Ancora Fulz da fuori, si ferma, c'è poi la bomba di Baldasso che non va, questa è la prima bomba sbagliata per Imola. Paolo Paci per Caserta, vediamo, fa palla consegnata con Marco Giuri, poi Giuri trova un varco per Tommaso Bianchi che si ferma, tenta una specie di sottomano, poi recupera il pallone ancora Bianchi che va a sbagliare ancora, è stato bravissimo Marco Giuri a recuperare quel pallone. Bianchi purtroppo non è riuscito a trasformarli in due punti, Salvatore. Eh sì, un altro errore da parte di Caserta, con canestri sbagliati. Intanto c'è un erroraccio, non si intendono Fulz e Morse, palla persa per Imola che adesso tira fuori il numero 14 Baldasso ed entra Tommaso Ingrosso, un altro degli ex di questa partita, sì. Perché anche Tommaso Ingrosso ha calcato il parquet del Palamaggio indossando i colori bianconeri. Intanto c'è rimessa in gioco per Caserta con Tommaso Bianchi in possesso palla, supera la linea di centrocampo, imposta questa azione di gioco, quindi palla dentro a Giuri che prova a sfruttare il fisico, poi rischia di perdere palla, brutto passaggio di Marco Giuri per l'esterno. Fortunatamente per Caserta Fulz tocca solo la palla ma non riesce a recuperarla, quindi rimessa in fase offensiva per Caserta quando mancano 14 secondi alla fine dell'azione, 2:49 al termine di questa prima frazione di gioco. Intanto Giuri dentro per Paolo Paci che va a depositare in fondo alla retina, 11 Caserta, 17 Imola, e adesso è Valentini, Luca Valentini, il Valentini biancorosso in possesso palla, prova la penetrazione fuori per la tripla del numero 11 Baldasso, e quindi un'altra tripla per Imola. La differenza finora la stanno facendo proprio le triple. Intanto Bianchi da due va a bersaglio. Umberto, la differenza le stanno facendo le triple, Imola le sta mandando a bersaglio, Caserta le sta sbagliando. Sì, infatti è così, Imola precisissima. Baldasso ha sbagliato solamente la precedente a questa bomba. E poi ancora Baldasso, ecco, ancora a bersaglio, ancora, però stavolta da due. Vabbè, da due, però anche se aveva è entrato anche Hassan per Caserta. Caserta sta avendo difficoltà soprattutto in fase offensiva e si sta intestardendo nel tiro da tre. Adesso sta provando finalmente qualche conclusione da due. Intanto c'è Giuri che prova da tre, la manda a bersaglio, e stavolta Giuri trova la parabola giusta per la tripla, 16-22. Caserta ha un po' mangiato i punti di vantaggio ad Imola che immediatamente prova. Intanto c'è un ottimo recupero di Carson che intercetta questo pallone, quindi Carson per Hassan dall'angolo, Hassan, e va a segno con la tripla, e immediato questa volta il time out chiamato da Di Paolo Antonio. Umberto, come dicevamo, le triple stavano facendo la differenza per Imola quando Caserta ha iniziato a segnare, aggiustare la difesa, perché se prima Caserta non segnava da tre la difesa di Imola ha avuto gioco abbastanza facile, adesso se Caserta inizia a prenderci anche dall'arco dei 6,75 la coperta della difesa imolese diventa necessariamente corta. Intanto c'è Luca Valentini in palleggio fronteggiato da Marco Giuri, quindi per Masciadri, quindi è Ingrosso in possesso palla, serve Robert Fulz, vediamo, c'è un fallo fischiato alla difesa, fallo del numero 12 Tommaso Bianchi, primo fallo per lui, e quindi ci sarà una rimessa in fase offensiva per Imola che ha 14 secondi a disposizione per questa azione. Vediamo Valentini che effettua la rimessa per Bowers da due, va a sbagliare, è il rimbalzo di Masciadri che non si fa pregare a depositare la palla in fondo alla retina. 19-24, un minuto esatto alla conclusione di questo primo quarto. Intanto Tommaso Bianchi va a subire il contatto falloso, vediamo di chi, di Ingrosso, che anche perché Salvatore, tra Ingrosso e Masciadri il duello in quota è tutto in favore di Imola, visto che Caserta non lancia Marco Cusin sotto le planche. Sì, assolutamente. Intanto c'è stato il fallo di Tommaso Ingrosso che non era molto convinto del fischio arbitrale, ma tant'è, e quindi c'è Bianchi che va a bersaglio col primo tiro libero. Caserta risale sul meno 4 a 56 secondi
dalla fine del primo quarto di gioco. Bianchi, seconda opportunità per lui a bersaglio, 2 su 2 per il numero 12. Intanto esce Robert Fools ed entra col numero 4 Taflai, ed è proprio Taflai a portar palla per la compagine imolese, fronteggiato da Giuri, quindi per Masciadri. Masciadri in possesso palla, cerca e trova Tommaso Ingrosso, Tommaso Ingrosso oltre l'arco, quindi Bowers che gioca a spalle al canestro, quindi Ingrosso da tre va a sbagliare, rimbalzo di Giuri. Giuri quindi spinge il contropiede per Caserta, Giuri prova ad andare fino in fondo e perde palla, però la recupera molto bene Tommaso Bianchi che la scarica fuori male, palla persa, vediamo, ed è rimessa come indica l'arbitro da quel punto proprio vicino al tavolo degli arbitri, dei giudici di campo, e quindi sarà una palla recuperata da Imola e rimessa in fase di attacco proprio per la compagine ospite. Però mancano comunque 14 secondi solamente da giocare per Imola, vediamo come sviluppano questi 10 secondi che rimangono. Tim Bowers in palleggio, vediamo, si ferma, si alza da due punti, va al tiro, va a sbagliare. Adesso mancano 10 secondi per Caserta, vediamo come sviluppa Caserta. Allen si butta dentro, va al tiro e c'è anche fallo, c'è fallo su Allen a 1 secondo e 69 decimi dalla fine del primo quarto. Il pallone poteva entrare, non è entrato, e si poteva essere azione da tre punti, e quindi infatti poteva valere, però, il pareggio. No, il pallone non ha finito la sua corsa in fondo alla retina, quindi Set Allen adesso ha a disposizione due tiri liberi. Un Set Allen che non ha iniziato benissimo, ha segnato la prima tripla, poi si è un po' perso per strada e Nando Gentile ha preferito metterlo un po' in panchina a riflettere. Adesso va a bersaglio col primo tiro libero per il 22° punto di Caserta, seconda opportunità per lui, va a bersaglio anche questa, 23-24, e si conclude con questo tiro di Imola il primo quarto, 23-24, un quarto molto equilibrato dove gli attacchi alla lunga hanno preso il sopravvento sulle difese, Umberto, sì, e sono riusciti a produrre tanto perché anche ricco di squadre, e quindi entrare in quel gruppo di squadre a 6 significa essere con un piede verso i playoff ed un altro lasciarsi alle spalle le zone basse della classifica. Anche se un campionato molto tanto equilibrato, ma è anche tanto presto parlare adesso sia di playoff che di playout. Ma assolutamente, siamo appena alla settima giornata e è chiaro che i valori solo oggi qui a Caserta ci siamo messi il maglioncino e il giubbino un po' più pesante, quindi sì. Tanto Paolo Paci prova il gancio, lo sbaglia, San recupera ed è il vantaggio Caserta dopo tanti minuti. Caserta ritorna avanti con Cusin che applaude dal parterre, naturalmente si soffre di più a stare nel parterre piuttosto che stare sul parquet. Intanto Baldasso contro Assan, quindi Valentini fronteggiato da Bianchi, cambio difensivo per Caserta con Valentini che crea un po' di scompiglio, quindi Tommaso Ingrosso va a sbagliare, rimbalzo di Bianchi che spinge per Marco Giuri che prova la tripla in transizione, la sbaglia, e rimbalzo di Tommaso Ingrosso, e quindi adesso è Valentini in possesso palla sul 25-24. Quindi Bowers fronteggiato da Giuri cerca e trova nell'angolo Valentini che prova la penetrazione, si arresta, poi tira, tiro contestato da Bianchi, quindi Giuri si proietta in contropiede, Allen prova subito la tripla, tiro corto, rimbalzo catturato da Imola con Gentile che si arrabbia da morire per questa forzatura, l'ennesima forzatura. Caserta sta facendo soprattutto una cosa, spesso in transizione anziché provare ad andare fino in fondo, tira. Esattamente, prova una questo tipo di gioco non paga alla lunga. Esattamente, o hai la mano particolarmente, certo, calda in quel momento, ma altrimenti conviene provare la penetrazione oppure giocare a difesa schierata. Intanto Tommaso Ingrosso rischia l'infrazione di passi, non gli viene fischiata e quindi canestro valido per Ingrosso. Adesso è già dall'altra parte Caserta con Giuri che aspetta Paci, lo serve spalle a canestro, Paci va col suo movimento classico, un bel gancio di Paolo Paci. Paci è stato determinante nella vittoria di Caserta Udine stasera, sta dimostrando che è in ottima forma, grande Paolo Paci, e dunque adesso Caserta è tornata avanti. C'è intanto Tim Bowers che ha preso un bel assist da parte di Luca Valentini ed è andato a realizzare la sottomisura, torna avanti Imola,
altalena di punteggio tra le due squadre, gara molto molto equilibrata. Bianchi, Tommaso Bianchi in posizione di playmaker, vediamo, serve molto bene Allen, però è chiuso. Marco Giuri in angolo, marcato da Bowers. Giuri gioca uno contro uno e poi palleggia sulla linea, dunque palla persa per Caserta. C'è cambio per Caserta, esce Marco Giuri e rientra Mirko Turel. Dunque ci sarà Allen che porterà palla sicuramente al posto di Marco Giuri, con Mirko Turel a guardia. Valentini, ancora Imola in avanti, Valentini ancora in palleggio, fuori per Bowers, marcato da Allen. Bowers gioca uno contro uno a centro area, si alza, tira, va in sospensione, va a sbagliare, il rimbalzo di Paolo Paci, che però serve un assist a Ingrosso che va a schiacciare. Dunque 4 punti per Tommaso Ingrosso, ex di turno qua al Palamaggio, e 30 a 27 in favore di Imola. Paci ancora per Caserta, Paci, vediamo, ruota, semigancio, bersaglio, grande Paolo Paci, davvero un super pivot nel suo ruolo questa sera sul parquet dell'impianto casettano. Bowers in angolo per Valentini, Luca Valentini marcato da San, poi ancora Ingrosso, Ingrosso va al tiro, c'è il fallo di Paolo Paci. Ingrosso cercava spazio per appoggiare al tabellone, Paolo Paci gli ha fatto fallo. Ci sono due tiri liberi per Tommaso Ingrosso, 29 a 30 sempre in favore di Imola, ma c'è Ingrosso in lunetta con due tiri liberi. Primo tiro per lui, sbaglia il primo tiro libero Tommaso Ingrosso. Ne ha a disposizione un secondo, realizza il secondo tiro libero Ingrosso. Dunque 31-29 più 2 per Imola, con Caserta in fase offensiva. Vediamo Tommaso Bianchi per Mirko Turel, poi ancora Paolo Paci molto fuori, non è sua la posizione per andare al tiro. Intanto Allen trova un buco a centro area, va al tiro, si alza, va a sbagliare, però cattura anche un rimbalzo, serve Paolo Paci che realizza, bel assist di Allen su Paolo Paci, che è andato a realizzare 31 pari, 6 minuti e 7 secondi al termine del secondo quarto. Caserta ha impattato. Intanto ancora Bowers da sottomisura, va a sbagliare, c'è però cattura e rimbalzo e c'è ancora il fallo di Paci, e il secondo fallo, attenzione amici web spettatori, attenzione perché c'è il secondo fallo di Paci, che è l'unico pivot di ruolo nella squadra casettana. Intanto vediamo, Coach Gentile chiede subito il cambio, rimette dentro Carlson e caccia appunto Paolo Paci, perché è gravato di due falli, se lo vuole preservare per questo match. 31 pari a 5:56 dal termine del secondo quarto. Bowers in lunetta per due tiri liberi, primo tiro per lui, va a bersaglio, realizza il primo tiro libero Tim Bowers, secondo tiro per la guardia della Naturel Imola, va andata a realizzare. Dunque 33-31, torna in vantaggio Imola. Bianchi fuori per Hassan, poi vediamo ancora Bianchi, serve dentro per Carlson che va al tiro, va a sbagliare Carlson, però recupera un pallone sotto misura, lo scarica per Allen, che attenzione c'è il fallo, fallo di Tommaso Ingrosso, Allen va in lunetta per due tiri liberi. È il primo fallo di Tommaso Ingrosso, anzi il secondo fallo, chiedo scusa, c'è cambio, esce Ingrosso ed entra Morse col numero 3. Salvatore, l'ultimo Morse visto in Italia è biondo, alto, era biondo e alto, faceva un attimo la differenza, certo, ci sta. Quando quel Morse giocava in Italia, questo in campo non era ancora nato sicuramente. Beh sì, penso proprio di sì. Intanto Allen è andato a sbagliare il secondo tiro libero, dunque ancora un punto di vantaggio per Imola, che in questo momento è in fase offensiva con Luca Valentini. Fuori per il numero 14 Masciadri, poi ancora Bowers, ancora Masciadri, tenta il pallone per Morse, lo riceve in questo momento, marcato da Hassan. Morse va al tiro, va a sbagliare,
ottima in questo caso la difesa, sì, di Assai. Sì, però Morsa, attenzione, ne ha avuto uno 0 su 3 da quella posizione. Sì, in precedenza non ha sbagliato riuscito. Qualcosa di troppo. Sì. Infatti adesso c'è Bianchi, Tommaso Bianchi per Caserta che va in percussione, scarica fuori per Hassan, parte la bomba, va a sbagliare, non becca nemmeno il fallo, il ferro, chiedo scusa, e poi c'è il fallo di Mirko Turelli che blocca il contropiede con Luca Valentini. 4:56, 32-33, Caserta non riesce a costruire un break decente, Salvatore. Sì, Caserta da una parte non riesce a prendere in mano l'inerzia della partita. Imola è lì, ribatte colpo su colpo, prova a sfruttare sempre l'abilità dei suoi esterni. Intanto Hassan riprova la tripla e questa volta la segna, tripla per lui, tripla di Hassan. Caserta mette la freccia, 35-33, e quindi c'è il nuovo sorpasso da parte dei padroni di casa, ma adesso è Bowers, fronteggiato sempre da Allen, quindi Morse contro Carson. Morse ancora una volta, ma stavolta a bersaglio, subendo anche il fallo di Mike Carson, e quindi andrà anche in lunetta per un tiro libero aggiuntivo, e quindi Imola impatta a quota 45, e adesso con il tiro libero di Anthony Morse ha la possibilità di andare a bersaglio e rimettere un'altra volta il naso avanti. È una partita sicuramente combattuta, dove si, intanto esce Bianchi, rientra Giuri, dove si avverte sicuramente un po' la tensione della posta in palio. È chiaro che, come diceva Umberto, siamo appena alla settima giornata, però lasciare punti per strada adesso è pericolosissimo, anche per una questione mentale, perché naturalmente se adesso riesci a vincere trovi entusiasmo, lavori con maggiore efficacia, con maggiore convinzione, acquisisci fiducia nei tuoi mezzi. Intanto Allen per Carson fronteggiato da Morse, Carson prova a far saltare Morse e va a bersaglio con un gran bel tiro. Carson tiene a distanza Morse e va a bersaglio. Canestro per Caserta, 37-36, 4 minuti alla fine, con Valentini fronteggiato da Giuri, quindi ancora Morse, si va molto da Morse in questa fase della partita, giustamente. Intanto c'è un passi di Morse che perde un po' l'appoggio su Carson, che aveva fatto un piccolo passo indietro, gli ha tolto l'appoggio e Morse ha commesso un'infrazione di passi. Palla persa per Imola, Caserta adesso è avanti di un punto e ha la possibilità di andare a bersaglio con questa nuova azione. Giuri sfrutta il blocco di Carson, scarica fuori proprio per Carson che va in penetrazione e va a sbagliare la schiacciata. In realtà bastava un semplice sottomano. Intanto Morse dall'altra parte replica e Imola punisce immediatamente l'errore di Carson, che aveva fatto tutto bene tranne il tiro, tranne la schiacciata. Si è inchiodato sul ferro. Infatti là doveva appoggiare a Canestro. Vediamo Allen. Ecco Allen. Quello che doveva fare anche Carlson lo ha fatto Allen adesso. Canestro Aio c'ha anche il tiro libero. Dunque Caserta passa di nuovo in vantaggio e possibilità di portare a due punti. Sì, a proposito di Carlson, sicuramente non è un giocatore atletico, è un giocatore molto tecnico. E quindi infatti ci dicevano da Latina, se sperate di vederlo schiacciare togliete ogni speranza, e purtroppo l'ha dimostrato. Ora sarà un caso, però sicuramente Carson è un giocatore di grande tecnica, di grande tiro, ma non di grande atletismo. Dunque adesso c'è Fulz che va a beccare un piede di Carson, dunque 14 secondi ancora da giocare per l'azione di Imola in fase offensiva, 40-38, a 3 minuti e 3 secondi dal termine del secondo quarto, dunque al riposo lungo. C'è cambio, rientra Valentini ed esce Carlson per la Juve Caserta, quindi ci sono non c'è invece il Valentini della di Imola, dunque parleremo solo del Valentini bianconero casertano. Fulz palla per Morse, c'è fallo di Turel. Fallo di Turel, Morse va in lunetta per due tiri liberi. Ci sono troppi corridoi facili per Imola e con Caserta che non riesce a difendere sulle percussioni a canestro. Rientra, attenzione, rientra il Valentini di Imola. Doppio Valentini in campo. Doppio Valentini in campo. Esce Fulz e
c'è Morsi in lunetta per due tiri liberi, 40-38, 2:57 al termine. Primo tiro per Morse, che va a realizzare Anthony Morse, 8 punti per lui. Secondo tiro per l'ala di colore in forza alle Natura e Imola, che va a realizzare 9 punti per lui, dunque 40 pari, perfetta parità con Caserta in avanti. Giuri in posizione di playmaker, vediamo, chiama lo schema, serve Allen sfrutta il blocco di Valentini e poi ancora c'è la percussione di Mircolo Turel che perde il pallone, subisce invece la stoppata di Marco Giuri che aveva recuperato un pallone, c'è la percussione di Tim Bowers fermato da Hassan. Ci sono due tiri liberi perché Caserta ha abbondantemente superato il bonus, dunque Imola per questi 2 minuti e 36 secondi dal termine può tranquillamente sfruttare le percussioni a canestro per andarsi a procurare i tiri liberi. Così è stato e c'è Tim Bowers che va in lunetta per due tiri liberi, primo tiro libero realizzato, torna avanti Imola e Bowers ha a disposizione il secondo che realizza con un po' di fortuna, dunque 42-40, perfetta, cioè grande equilibrio, ma con Imola avanti due lunghezze. Allen marcato da Valentini, palla dentro per Marco Giuri che va al tiro, c'è il fallo su Marco Giuri e vediamo, il fallo dovrebbe essere del numero 2 Ivanai, e il primo fallo per Ivanai, c'è Marco Giuri che va in lunetta per due tiri liberi, c'è doppio cambio per Caserta, Nando Gentile rimette Tommaso Ingrosso e Carlson chiama in panchina Hassan e Turel, e quindi Giuri in lunetta per il primo tiro libero che realizza Marco Giuri, 41-40. Sbaglia il secondo tiro libero, ma tiri liberi, io almeno dalla mia forma mentis, non devono assolutamente essere sbagliati in una gara che va punto a punto. Comunque Ivanoi per Morse, c'è una deviazione di Carlson, palla che viaggiava verso Tim Bowers, 7 secondi al termine dell'azione di Imola e quindi Luca Valentini per Imola va a rimettere il pallone proprio sotto il canestro casertano, riceve Baldasso fuori per Morse che tra il palleggio e il piede sulla linea perde il pallone, dunque palla persa per Imola, 2-0-2 al termine del secondo quarto con Casetta che va in rimessa con Carlson. Vai Salvatore. Sì, riflettevo che l'azione precedente di Imola non è stata un granché, perché sulla rimessa a pochi secondi dalla fine non va data certamente la palla a Morse, comunque tanto palla recuperata da Caserta che adesso con Allen prova la penetrazione, poi si ferma, ancora fronteggiato da Valentini, Allen fa un ball handling spettacolare, va a bersaglio, ottimo canestro di Seth Allen che quando si tratta di fare il giocoliere si delizia mandando un po' al manicomio l'avversario di turno, a volte però si guarda troppo allo specchio. Seth Allen d'altronde è particolarmente giovane, prima esperienza per lui in Italia. Tanto Bowers dall'altra parte sul 43-42, Imola prova adesso subito a rimettere il naso avanti, c'è bella penetrazione per il numero 11 Baldasso che però serve male Ivanoi, palla persa, e quindi Caserta adesso sul 43-42 a 1:24 dal termine. Intanto c'è un cambio, rientra col numero 14 Masciadri, e quindi però Caserta è in possesso di palla, Imola in fase difensiva proverà a togliere dalla vista bianconera il canestro. Vediamo Caserta come sviluppa questa azione con Carlson per Marco Giuri, per Allen che pensa al tiro da tre, quindi prova la penetrazione, ancora vediamo Allen che poi si innamora del pallone, poi scarica fuori per Bianchi, ci pochi secondi per il tiro, Allen lo prova proprio sulla sirena, non prende neanche il ferro, e questa è la situazione opposta a quella precedente.
Allen si è innamorato del pallone, si è guardato allo specchio, alla fine ha bruciato secondi per l'azione di Caserta ed è venuto fuori questa pessima conclusione con una forzatura inevitabile al 24esimo secondo. Ed Imola è subito dall'altra parte con Valentini per Masciadri. Masciadri in possesso di palla, fronteggiato da Valentini, da Andrea Valentini. Masciadri scarica fuori ma sbaglia completamente, quindi è Bianchi che spinge per Marco Giuri. Brutto pallone di Marco Giuri dentro per Valentini, per Andrea Valentini, e quindi è Luca Valentini che scambia per Colmors che va ad affondare l'ennesima schiacciata. È ottima questa schiacciata di Morsi in transizione, giocatore un lungo molto veloce, dinamico, che percorre il campo a grande velocità Morsi, e quindi con questa schiacciata fissa il punteggio sul 43-44. C'è una discrepanza di pochi secondi tra il cronometro finale, però Caserta butta la palla, la passa praticamente a Nando Gentile, quindi palla persa da Caserta, 12-21. Intanto c'è una sospensione in mezzo al campo. Caserta nei momenti importanti sembra smarrirsi. Ecco, tornano le due squadre sul rettangolo di gioco, c'è una rimessa di Masciadri. Pressing tutto campo di Caserta, Tim Bowers marcato da Allen, 9 secondi al termine, vediamo come sviluppa Allen, come sviluppa, chiedo scusa, Tim Bowers. C'è la bomba di Masciadri che va a realizzare e finisce così il secondo quarto. Dunque squadre negli spogliatoi con la migliore terza, 47 Imola, e c'è tutto altri 20 minuti per vedere chi si aggiudicherà questo confronto. Giusto con Imola che riparte con Fulz in possesso palla per Bowers, fronteggiato da Allen. Bowers e ancora Masciadrin per Fulz, gira sempre per linea esterna e poi Fulz prova la penetrazione, palla dentro per Morse, fronteggiato da Paci e va a bersaglio. Paci evita di commettere il terzo fallo, sarebbe stato una mazzata molto pesante per Caserta. Intanto Marco Giuri cerca un compagno libero, lo trova in Allen. Allen sfrutta il blocco di Paci, quindi serve lo stesso Paolo Paci che gioca con Masciadri. Paolo Paci va a sbagliare il suo semigancio e quindi ancora Imola sul 43-49, più 6 per gli ospiti che sono stati a lungo in vantaggio. Intanto c'è la tripla sbagliata da Imola, palla che termina fuori ed è rimessa per Caserta. Marco Giuri imposta questa nuova azione offensiva per Caserta con solito passaggio per Allen sull'out sinistro, quindi Allen prova la penetrazione, poi è bravissimo Baldasso a recuperare questo pallone, quindi Morse dall'altra parte in transizione per Bowers che va a bersaglio. 43-51, Caserta è rientrata nel modo peggiore in campo, Imola determinata, decisa, convinta, concentrata, e subito ha aumentato il suo vantaggio con un 4-0 e adesso siamo sul 43-51. Infatti praticamente Caserta è rientrata come ha iniziato il match. Paolo Paci realizza da sottomisura e adesso è andata a recuperare due punti. Baldasso per Fulz, marcato da San. Fulz va in percussione, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Morse, ma c'è stato Hassan che trattiene il giocatore, cioè fallo. Penso che sia proprio Hassan adesso ad uscire, sì, perché non ha proprio difeso su Robert Fulz. Eccolo, lo chiama. E difatti Nando Gentile è infuriato sulla penetrazione di Robert Fulz che ha lasciato sul posto Norman Hassan, che non ha difeso, non è stato giù sulle gambe. Gentile gli lancia uno sguardaccio, veramente lo fulmina, ma ecco Fulz. Palla recuperata da Carlson, palla poi data a Giuri che va in contropiede, va al tiro, va a realizzare, grande Marco Giuri, è riuscito anche a deludere la stoppata del lungo Masciadri. Baldasso raddoppiato, marcato, raddoppiato da Carlson e Bianchi, serve poi Bowers. Bowers, c'è il fallo di Allen, attenzione Caserta si sta caricando di falli, è il secondo fallo di squadra.
quando non sono ancora trascorsi 3 minuti di gioco nel terzo quarto. E dunque non sta navigando bene Caserta. Bowers, palla dentro per Morse. Morse che va al tiro, va a sbagliare. Morse, rimbalzo di Marco Giuri. Marco Giuri vuole in contropiede, serve Bianchi, poi Allen. Allen va al tiro, c'è il fallo su Allen, il fallo del numero 14 Masciadri. Allen dovrebbe andare in lunetta per 2 tiri liberi e dunque a cronometro fermo Caserta può racimolare altri 2 punti cercando di iniziare a macinare gioco e dunque a recuperare lo svantaggio. Allen in lunetta, parte il primo tiro, va a bersaglio Seth Allen, 14 punti per lui, secondo tiro per il playmaker casertano, ha realizzato anche il secondo tiro, dunque 49-51 e adesso è Imola in avanti con Fulz per Masciadri, molto fuori, marcato da Carlson. Masciadri serve Baldasso, poi ancora Fulz dà un pallone ma c'è il piede di Paolo Paci. Ci sono 14 secondi da giocare per l'azione di Imola e ecco c'è la rimessa di Baldasso, c'è Fulz fuori per Masciadri, poi ancora Baldasso che si ferma, marcato da Giuri. Baldasso serve Morse che stava anche perdendo pallone ma è riuscito poi a inventarsi un tiro da sottomisura e a realizzare, 53-49. Ancora Allen, palla poi che viene deviata e poi recuperata, attenzione, fallo antisportivo di Carlson e dunque è il secondo fallo di Carlson in lunetta, ci dovrebbe andare Fulz e Caserta sviluppa in velocità ma è molto confusionaria e ne approfitta Imola. Fulz in lunetta, il primo tiro va a bersaglio, ha a disposizione un secondo e poi ci sarà la palla in fase offensiva sempre per la formazione ospite, realizza anche il secondo tiro Fulz e adesso c'è Bowers che rimette il pallone in fase offensiva, 49 Caserta, 55 Imola. Fulz in posizione di playmaker, vediamo, trova un buco per Morse che realizza la sottomisura, 57-49, più 8, torna a più 8 Imola dopo una timida reazione casertana. Carlson, Allen si ferma e poi va in percussione ma subisce la soppalla di Morse che manda in contropiede Tim Bowers, va al tiro, va a sbagliare, ancora Morse a rimbalzo, va a realizzare, c'è time out chiesto da Arnaldo Gentile. Caserta è ripiombata in quel torpore di inizio match, caro Salvatore. Sì, nuovo massimo vantaggio per Imola, più 10, Imola che sta giocando con grande concentrazione. Imola è riuscita, sta giocando e sta cercando di tenere, il problema è che Caserta sta difendendo male, purtroppo il rimbalzo è conseguenza di una buona difesa, quando difendi male sei squilibrato e offri il fianco ai secondi tiri avversari, ai rimbalzi, e non è solo una questione di pivot ma è una questione di gioco di squadra, di tagliafuori, di posizioni difensive. Intanto Marco Giuri in possesso palla contro Masciadri, Marco Giuri prova la penetrazione, poi si arresta, tira da tre e sbaglia. Rimbalzo, vediamo, di Tommaso Bianchi, rimbalzo lungo conquistato da Bianchi, quindi Allen pensa al tiro, poi prova la penetrazione, scarica fuori per Paci, vediamo cosa c'è. C'è il fallo di Baldasso. Secondo fallo per Lorenzo Baldasso sul 49-59, vantaggio ospite, con Imola che reduce da 2 vittorie consecutive. Tanto Carlson da 3, sbagliata la sua conclusione, rimbalzo di Morse, quindi Robert Fulz chiama lo schema, spinge subito per Bowers, fronteggiato ancora da Allen. Intanto c'è un tentativo di zona da parte di Caserta, una 2-3, vediamo come risponde Imola con palla dentro per Morse fronteggiato da Paci. Morse
gira fuori per Baldasso che prova la tripla, tiro cortissimo, Carson per Giuri, Giuri spinge la transizione, Giuri poi deve fermarsi, rischia addirittura di perdere palla, fuori per Carson, nuova tripla per Carson che questa volta la manda a bersaglio, tripla per Mike Carson, settimo punto per il numero 16 bianconero, 52-59. Ancora zona di Caserta, Fulz per Bowers, dentro per Masciadri, ancora per Fulz, Fulz trova Masciadri sull'arco dei 6,75, tripla per lui e Caserta, Imola attacca molto bene questa zona. Intanto Paolo Pasci dall'altra parte per Marco Giuri, consegnato per il numero 21 e capitano di Caserta, che pensa al tiro, prova la penetrazione, ancora Carson nella solita posizione da dove ha fatto una tripla, poi prova un passaggio dentro, tiro, passaggio sbagliato, passaggio, palla persa, passaggio impossibile. Vabbè, intanto 4 minuti e 23 ancora da giocare per il terzo quarto. Caserta rimane inchiodata sul meno 10 e con Imola in avanti e con la possibilità addirittura di aumentare il vantaggio. Morse in angolo, marcato da Pasci, Morse va al tiro, va a sbagliare il rimbalzo di Marco Giuri, Giuri è che adesso vola in attacco, si ferma, parte la bomba, va a sbagliare Marco Giuri, il rimbalzo di Tim Bowers, non c'è nessuno al rimbalzo, questo prendi e tira non giova alla squadra casertana. Luca Valentini, Masciadri in angolo per Bowers, marcato da Allen, Bowers si ferma, poi tenta la bomba, è corta, non c'è il canestro, rimbalzo di Giuri, apre per Allen, Allen va in percussione, va al tiro, va a bersaglio, si inventa un bel canestro Seth Allen, un bel canestro, 54-62, più 8 per Imola. Valentini, Luca Valentini, Masciadri, Bowers, Morse marcato da Pasci, Morse da sotto misura va al tiro, va a realizzare la sua posizione molto abile a fare finta da un lato e a canestro con appoggio della palla a tabellone dall'altro. Paolo Pasci in angolo per Bianchi, parte la bomba di Tommaso Bianchi, va a sbagliare la bomba e il rimbalzo di Imola con Morse. Ancora Luca Valentini, Caserta non riesce assolutamente a creare un break. Bowers, ottimo assist di Morse per Bowers che è andato a realizzare, sta prendendo il largo Imola, attenzione amici web spettatori, 2:26 al termine del terzo quarto, Imola avanti di 12 lunghezze, Giuri da tre punti, va a sbagliare, palla che gira sul ferro ed esce, sfortunato il play casertano. Attenzione, Nando Gentile adesso chiede di passare a uomo come difesa, Baldasso marcato da Allen in angolo per Masciadri che va in percussione a canestro, va a realizzare, stanno sempre in ritardo i bianconeri, sì. Sempre in ritardo, infatti stanno giocando benissimo i giocatori della Naturel Imola che stanno davvero prendendo il largo, 54-68. Allen per Giuri, il tiro a due punti di Giuri che spezza questo digiuno casertano, 56-68, però rimangono 12 lunghezze di vantaggio della squadra imolese. Masciadri per Morse, attenzione, non c'è il fallo, non c'è il canestro, c'è il fallo di Paci, dovrebbe essere, c'è rimessa da fondo campo, non c'è tiro, il fallo è stato fatto prima del tiro, esce Carlson, rientra Hassan, poi rientra anche Valentini, esce Paci per Imola, esce Tim Bowers e rientra Fulz e Luca Valentini per la formazione imolese, rimette il pallone per Baldasso che va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Hassan, apre per Allen, Allen vola in contropiede, va al tiro, va a sbagliare il rimbalzo di Masciadri, davvero un pallone, una conclusione
diciamo con poca concentrazione da parte del giocatore statunitense in forza alla formazione casertana. Mors, c'è cioè il fallo di Andrea Valentini, è il quarto fallo di squadra. E l'arbitro dice che ci sono due tiri liberi, anzi no, era il quinto fallo, quinto di squadra. Fallo di squadra, sì, Caserta era già in bonus. Cioè il tabellone non era stato aggiornato. Dunque Caserta in bonus e Mors in lunetta per due tiri liberi. Primo tiro per lui, va a sbagliare il primo tiro libero Mors. Imola c'ha due falli di squadra. Sì, e Imola sta tirando con 10 su 12 dalla lunetta. E ha realizzato 11 su 13 adesso. Imola davvero non sta sbagliando nulla, ma soprattutto sta punendo le amnesie difensive di Caserta. Una Caserta che poi dall'altra parte sta forzando oltre il lecito da tre punti, sta facendo spesso e volentieri confusione e diventa davvero difficile poi riuscire a venirne a capo. Intanto è Caserta ancora in attacco con Tommaso Bianchi, quindi per Marco Giuri, spalle a canestro, Giuri per Bianchi, finta il tiro, Marco Giuri dentro sulle lettere, quindi va Bianchi in penetrazione, si va a inchiodare sotto il ferro, va a subire il fallo di Tommaso Ingrosso e dovrebbe trattarsi di due tiri liberi per il numero 12 bianconero. Ma Caserta non riesce a venirne a capo, anche perché lo stesso St. Allen, al di là dei 17 punti segnati, in difesa produce molto poco e spesso va a forzare le conclusioni sull'altra sul fronte offensivo. Intanto siamo a 33 secondi dalla conclusione anche di questo terzo quarto di gioco. Siamo sul 56 per la Juve Caserta, 69 le Naturali Imola, con Tommaso Bianchi in lunetta per due tiri liberi. Tiro cortissimo da parte di Bianchi, tiro libero sbagliato per lui. Seconda opportunità per il numero 12 ex Orzi Nuovi. Va a bersaglio con il secondo tiro e siamo sul 57-69. Dovrebbe trattarsi degli ultimi due attacchi, uno per Imola, uno per Caserta, ma vediamo un po'. Con Fulz in fase offensiva, Fulz va a tagliare, a affondare il coltello, però sbaglia poi la conclusione. Ed è Giuri in possesso palla. Giuri fronteggiato da un Valentini arrembante che va però a commettere fallo. Il numero 5, Luca Valentini, primo fallo per lui, quarto fallo di squadra adesso, mancano 9 secondi. Intanto Gentile ributta dentro la mischia St. Allen, un tiratore, rinuncia ovviamente al pivot, sceglie una squadra con tutti i tiratori sperando di cavare un ragno dal buco in questa situazione dove Caserta davvero sta facendo molta molta fatica. Ha segnato appena 14 punti in questo quarto contro i 22 di Imola. St. Allen si alza, tira da 3, tiro corto, palla recuperata da Imola e finisce così anche il terzo quarto che Imola vince in maniera abbastanza netta. Eravamo sul 43-47, siamo sul 57-69. Imola ha messo la freccia e ha messo un'ipoteca su questi due punti al termine. Con Caserta, con Mirko Turel, tutto pronto. Dunque riprende il gioco, vediamo a Allen, c'è il fallo è di Baldasso. Primo fallo di squadra per Imola. Ancora Turel che rimette il pallone per Allen, questa volta fuori per Carlson. Ancora Turel in angolo per Hassan, parte la bomba di Hassan, va a bersaglio. Vediamo se questa l'operazione recupero dei casertani. 60-69, 9 lunghezze di vantaggio per Imola che in questo momento è in fase offensiva. Vediamo Luca Valentini, perde il pallone in grosso, lo recupera e poi c'è una deviazione di Allen. C'è adesso una pressione difensiva, vediamo se Caserta si è svegliata. Esce Baldasso, rientra Tim Bowers. Fulz rimette il pallone,
fuori per Ingrosso che perde il pallone, attenzione c'è il fallo di Carlson, l'arbitro fischia un fallo su un su Carlson che ha tentato di, anzi aveva tolto il pallone a Masciadri, anzi a Ingrosso, chiedo scusa. Carlson ha tre falli, dunque ancora una rimessa da fondo campo in fase offensiva per Imola. Fulz per Bowers, fuori per Fulz, ancora Bowers che perde il pallone, attenzione vediamo, c'è la deviazione di Allen, attenzione c'è, dicono tutti di Bowers, l'arbitro invece dice che è il pallone di Imola. Diciamo lo hanno visto in modo, attenzione, ecco è così, c'è stato Tim Bowers che poi lui in silenzio non diceva niente, giustamente. Hai mai visto un giocatore mio, l'ho toccata io per ultimo, certo lui si è guardata la scena di una panchina casertana più il pubblico dietro che diceva che la palla era bianconera. Dunque adesso Caserta in avanti con Allen si ferma, fuori per Giuri, poi vediamo Carlson che riceve, va, attenzione c'è il fallo su Carlson, chiedono l'antisportivo, non è così, va a in lunetta Carlson per due tiri liberi, ma c'è due tiri liberi dunque per Carlson, 60 Caserta, 69 Imola. Ecco l'arbitro che consegna il pallone al giocatore statunitense in forza, la Juve Caserta, primo tiro per Carlson, va a realizzare. Sbaglia il secondo, attenzione c'è una palla vagante, la recupera Bowers, anzi la recupera Morsi, chiedo scusa, e palla poi per Luca Valentini, posizione di playmaker, ancora attacco Imola, Valentini marcato da Mirko Turello, Valentini trova un varco, va al tiro, va a sbagliare, palla vagante, la grande tap-in di Bowers che tesorizza nel migliore dei modi questa azione, realizzando due tiri da sottomisura, 61-71 più 10 Imola, ancora Allen, palla per Carlson in angolo per Turello, perdono il pallone Bianchi, Tommaso Bianchi, anzi no, Mirko Turelli, chiedo scusa, perde il pallone, lo recupera Tim Bowers, marcato da Giuri, Bowers fuori per Morse, in angolo per Fulzi, viene stoppato da Allen, Marco Giuri, contropiede Allen, Carlson va al tiro, sbaglia, c'è il fallo su Carlson, due tiri liberi per lui a cronometro fermo. I tiri liberi, caro Salvatore, si devono segnare. Sì, anche se Caserta fino a poco fa stava tirando davvero bene, aveva oltre l'80%, invece è un po' crollata nell'ultima fase di partita, adesso ha un 13 su 17 che equivale al 76%, Imola invece è quasi chirurgica, implacabile, ha un 11 su 13 dalla lunetta, appena due errori. Vediamo Carlson a bersaglio col primo tiro libero, 62-71, 8 minuti, 7 secondi per chiudere questa partita con Imola in vantaggio di 9 punti che diventano 8 in questo momento perché Carlson va a bersaglio col secondo tiro libero, 63-71, Imola in attacco con Robert Fulz per Baldasso, quindi ancora Fulz per Tim Bowers, fronteggiato da Bianchi, Tim Bowers, cambio difensivo tra Bowers, tra Bianchi e Hassan, tiro sbagliato da Imola e quindi Allen in possesso palla per Turello, fallo e c'è un fallo non fischiato su Carlson da parte di Ingrosso, Carlson però va a realizzare, 65-71, Caserta risale sul meno 6, adesso è il momento per Caserta per provare a recuperare questa partita, ma Imola non deve perdere la tranquillità che l'ha accompagnata finora. Vediamo Imola con Robert Fulz per Ingrosso, per Bowers, ancora per Robert Fulz che finta il tiro, Allen ci casca, quindi Baldasso da 3, a segno Baldasso, una tripla di importanza capitale. Intanto Allen va fino in fondo, va a sbagliare e quindi siamo sul 65-74.
e c'è la schiacciata di Anthony Morse per il 65-76, lasciato solo proprio, ragazzi, una dormita generale di Caserta. C'è una davvero, su questa azione non ci non sono è parole. Ammissibile difendere così per Caserta, cioè, così diventa davvero difficile vincere le partite. Certo, non ci sono parole, davvero si sono guardati. Morse che da solo schiacciava, e dire che Morse aveva, è un lungo, e non qui... aveva Salvatore, non aveva avversari nel raggio di 3 metri, attenzione, boh, vabbè, andiamo avanti, va. Intanto è Bianchi per Turel che prova la tripla, la sbaglia, si lotta il rimbalzo, alla fine c'è una contesa tra Hassan e Masciadri, palla però per Imola, la freccia dice che è pallone di Imola e quindi nulla di fatto, ed è Robert Fulz in possesso palla sul 2 più 11 di Imola, quindi Bowers trova un'autostrada davanti a sé per andare a depositare il più 13, Umberto, più 13, in un attimo Imola ha ripreso il massimo vantaggio, adesso Caserta va a bersaglio, ma siamo sul 67-78, meno 11, diventa difficile per Caserta se non inizia a difendere, intanto c'è una palla persa adesso da Imola che forza questo attacco e per fortuna di Caserta spreca da sola la palla, in realtà poco merito con questa difesa di Caserta, demerito di Imola in attacco. Adesso è Caserta con Tommaso Bianchi per Marco Giuri, quindi prova a giocare con Carson, Giuri scarica fuori un pessimo pallone, un pessimo passaggio che viene intercettato da Morse, palla persa quindi da Caserta che restituisce subito il favore ad Imola. E Fulz per Masciadri, ancora Fulz va a penetrare, fuori per Masciadri, tripla di Masciadri, non va a bersaglio, si lotta al rimbalzo, esce vincitore Carson, quindi Giuri per Bianchi e c'è un rischio palla persa. Caserta gioca, Umberto, sempre con troppa superficialità. Sì, ma infatti io non ho capito che c'è, cioè, Giuri aver recuperato quel pallone poi lo stava buttando alle ortiche, ragazzi, veramente è una cosa allucinante, davvero. Ecco, stiamo rivedendo il replay, una situazione assurda. Ok, Turel fuori per Giuri va in percussione, scarica fuori per Bianchi, Tommaso che va a realizzare la bomba di Tommaso Bianchi, 70-78, 8 lunghezze, 5-23 al termine, ancora una vita, solamente 8 punti, ma se Caserta difende come sta difendendo, allora non ci sono speranze di recupero. Sì, decisamente. Cambio, esce Carlson, rientra Paolo Paci per Caserta. E adesso Fulz ripropone l'attacco di Imola, Bowers, ancora Bowers fuori per Masciadri, poi vediamo, c'è una palla deviata da Hassan, bravissimo a sporcare il passaggio che era destinato a Morse. Fulz rimette il pallone, 11 secondi da giocare per l'azione di Imola, ancora Fulz carica fuori per Morse, da 2 punti Morse va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo di Hassan per Tommaso Bianchi, poi Marco Giuri in angolo marcato da Baldasso, Giuri gioca uno contro uno, arriva sotto canestro, va a sbagliare sotto canestro, sbaglia Marco Giuri, 70-78, il pallone danza sul ferro ed esce. Bowers, ancora Imola in avanti, Bowers trova un corridoio, viene fermato da Hassan, e dovrebbe essere il secondo fallo di squadra ed è il terzo fallo di Hassan. Cambio, rientra Allen ed esce Turel. Fuori per Baldasso da 3 punti, precisissimo questo giocatore, davvero preciso, riprende il largo Imola, 70-81, 4-20 al termine, Bianchi, palla che doveva arrivare a Paci ma viene recuperata, viene sporcata da Fulz e recuperata da Morse, e quindi Imola
può tranquillamente riproporre l'ennesimo attacco in questo match. Bowers marcato da Tommaso Bianchi, ancora Bowers, si ferma, dà il pallone a Morse che va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo prima di Giuri, poi di Hassan. Hassan, si fermano ed entrambi perdono il pallone. Ma come si fa, ragazzi? Vabbè. 3:47 al termine, 70-81, nuovo pallone perso per Caserta. Ancora Imola in avanti, Mashadri fuori per Bowers ancora per Fulz, palla dentro per Morse, marcato da Paci. Morse perde il pallone, anzi no, dice che c'è il fallo di Paolo Paci, è il quarto fallo di Paolo Paci, terzo fallo di squadra. Entrambe le squadre sono appaiate a 3 falli. 3:27, c'ha 11 lunghezze di vantaggio la formazione ospite qui sul parquet del Palamaggio, e quindi Fulz dà un ottimo pallone a Morse che da sottomisura realizza. Più 13. Carlson, Allen si ferma, fuori per Marco Giuri, palla dentro per Tommaso Bianchi che va a realizzare. Ma 3:04 al termine, sta rallentando anche il gioco Imola, gioca diciamo quasi al limite dei 24 secondi. Intanto c'è la bomba di Fulz che porta a 86 i punti di Imola, 14 lunghezze di vantaggio, ha preso in largo. 2:47 al termine, io penso che Salvatore che qua ha meno di un miracolo con il tiro e il rimbalzo di Carlson, attenzione, addirittura intenzionale, dicono che è un fallo antisportivo su Carlson, lunghi canestro vario di Carlson, c'è un tiro libero e poi c'è palla per i casertani. 74-86, 2:39 al termine in favore di Imola, vediamo, c'è Carlson, dovrebbe segnare, portare a 75, poi ci dovrebbe essere una bomba sulla rimessa da parte dei casertani per cercare di poter sperare in un miracolo. Intanto Carlson è andato a realizzare, poi adesso c'è la rimessa in fase offensiva di Caserta, che rimessa che verrà effettuata da Giuri, con il pubblico del Palamaggio naturalmente ammutolito. Tommaso Bianchi, vediamo, Bianchi fuori per Carlson, si ferma, da 3 punti Carlson, va al tiro, va a sbagliare, rimbalzo e di Fulz, e poi c'è Tim Bowers che può gestire l'ennesimo pallone in fase offensiva a, diciamo, Salvatore, 2:20 al termine, 11 lunghezze da recuperare per Caserta. E io penso che la bomba di Fulz ha fatto scorrere i titoli di coda di questa partita, ma Imola ha meritato, non c'è dubbio. Intanto ci prova anche Bowers, sbaglia, rimbalzo di Allen, c'è il fallo di Mashadri, ma ci sono due tiri liberi, però è chiaro che sul meno 11 Caserta non è riuscita ad alzare quell'intensità difensiva indispensabile per provare a portare a casa questi 2 punti. Imola ha attaccato bene, ma ha difeso anche meglio, perché poi Imola ha vinto la partita in difesa, perché nel momento in cui è riuscita a difendere adeguatamente, a sporcare le percentuali di tiro, a rendere difficili i passaggi a Caserta, è lì che Imola ha messo le mani sulla partita. Intanto Allen fa 1-2, meno 10 per Caserta. Imola si accinge a vincere la sua terza partita di tiro, a rendere difficili i passaggi a Caserta, è lì che Imola ha messo le mani sulla partita. Intanto Allen fa 1-2, meno 10 per Caserta. Imola si accinge a vincere la sua terza partita consecutiva. 2 minuti dalla fine, c'è pressing tutto campo con Bianchi che recupera un pallone, quindi Hassan che va dall'altra parte, viene stoppato fallosamente da Anthony Morse, fallo per il numero 3 in maglia biancorossa. 2 tiri liberi, e questa è la differenza di intensità dall'una e dall'altra parte. Sul più 10 Morse va a tentare la stoppata commettendo fallo. 1:57, è chiaro che ci vorrebbe un miracolo per i bianconeri, ma non credo che questa Imola
possa mollare così, uscire dal campo a due minuti dalla fine, perché dovrebbe solo uscire dal campo. Infatti Imola non può permettere un miracolo assolutamente. Anche perché ha giocato una partita di grande lucidità, di grande intensità, affidandosi a uomini di esperienza come Bowers e Fulz. Intanto Hassan va a fare un 2 su 2, 78-86, Caserta allunga la difesa, prova il pressing tutto campo e c'è palla recuperata adesso da Caserta. Caserta ogni volta si trova a dover fare delle imprese, però poi dopo si perde sul rush finale, anche se stasera siamo in una situazione davvero più complicata rispetto al solito. Intanto Carson va a penetrare contro, viene stoppato da Morse, che è veramente stata un'ira di Dio per Caserta. 26 punti, tanta presenza offensiva. Intanto baldasso per Bowers, che dall'alto della sua esperienza ferma il gioco, gioca col cronometro in mano Bowers e va a prendersi il fallo di Hassan. Grande acume tattico da parte di Bowers, che è un giocatore che qui a Caserta conosciamo molto bene. Bowers, che è stato protagonista per due stagioni a Caserta, fu portato all'ombra della Reggia in bianconero da Claudio Coldebella in quella Juve Caserta che riuscì ad arrivare addirittura in semifinale scudetto, dove c'era anche un certo Jumaine Jones. Intanto Imola con Baldasso che prova la penetrazione, poi finta, poi rientra, poi scarica fuori per Fulz che si alza da tre. Fulz sullo scadere e va a bersaglio. Fulz fa veramente, questa credo sia la bomba dei titoli di coda. Adesso Allen per Baldasso, l'ennesima palla persa di Caserta. Complimenti a Imola, davvero complimenti per aver preparato la gara. Sfolla il pubblico del Palamaggio, 1 minuto e 3 secondi, 89-78. Imola sta meritatamente portando a casa i due punti in palio, ha realizzato intanto Bowers. Chiaramente ogni commento adesso è davvero quasi inutile per Caserta, ma a Caserta dobbiamo dire solamente che ha sbagliato la terza gara in casa. Il discorso, l'assenza di Marco Cusin sotto le planche non è una scusa assolutamente valida, perché alla fine Caserta ha perso 30-33, sta perdendo nella lotta al rimbalzo. Il problema non è certamente stato l'assenza di Cusin, che sicuramente ha pesato perché è un giocatore importante, ma quando non difendi, e si difende in 5, Caserta non ha difeso. E poi Caserta in questo match, a differenza con Montegranaro, in questo match Caserta ha sempre rincorso gli avversari. Per un paio di volte è riuscita a mettere il muso avanti di appena 2 punti. Sì, ha avuto un massimo vantaggio proprio di 2 punti in Caserta. Imola è stata anche più 14 in svariati momenti. Intanto c'è qualche battibecco sul campo, vediamo un po' con Giuri e Bowers che hanno qualcosa da dirsi. Intanto vediamo gli arbitri provano a fare da pacieri tra Tim Bowers e Marco Giuri. Vabbè, un po' di nervosismo è inevitabile da parte di Caserta. Bowers lo conosciamo, non è certamente un giocatore attaccabrighe, è un giocatore che va per la sua strada, pensa all'obiettivo. D'altronde è un giocatore di ormai 37 anni con una grande esperienza sui campi, soprattutto italiani, perché poi da quando è arrivato in Italia ha giocato in serie, non solo a Caserta, ma ha giocato a Venezia in tante squadre italiane tra Serie A e Serie A2. Intanto va a bersaglio col secondo tiro libero, più 12 Imola. Bianchi prova la tripla, anzi no, preferisce scaricare dentro per Carson che va a bersaglio. Umberto, quello che sta mancando a Caserta è anche la differenza che devono fare gli americani. Sì, perché no, sia Allen che Carson, al di là dello score che si può vedere, vediamo 1-18-1-19 punti, ma non riescono ad incidere come abbiamo visto altri americani di altre squadre, tipo Bowers, tipo Morse stasera. Ma il problema, Salvatore, l'abbiamo sottolineato più volte stasera, è il discorso difensivo. Una difesa che diciamo è stata per molto tempo latitante da parte
Casertana e questo è il risultato, insomma, 82-94 con Imola che praticamente nella seconda parte del match ha giganteggiato in campo, non dando spazio a Caserta che dopo un timido approccio di recupero e finisce qui, vediamo, penso che Imola non andrà infatti neanche al tiro a questo punto, gela Caserta... il pallone Fulz a centrocampo. Ecco qua, si salutano adesso, si vanno a salutare i giocatori, ecco i due allenatori. Si alzano i fischi del Palamaggio, si alzano i fischi del Palamaggio, finisce 84-90.